È andata molto bene, direi che era doveroso farlo. Innanzitutto proprio perché, se vogliamo, forse dagli incitamenti che vengono in modo diretto dal Papa, il ritrovarsi, lo stare insieme, essere in gioia e quindi a maggior ragione riconoscere la propria famiglia, quindi le proprie origini, le origini di Papa Francesco. Diciamo che è venuto naturale essere qui stamattina. Siamo tra amici, siamo tra parenti. Il fatto, ecco, di essere qui stamattina da parte mia vuole proprio significare questo: l'amicizia, l'apertura, la semplicità, sollecitazioni che ci arrivano dagli stessi insegnamenti di Papa Francesco e quindi il continuo richiamare la gente alla semplicità, all'amore, all'amore verso il prossimo. Alla capacità di darsi agli altri. Ed è quello che ci ha spinto stamattina ad essere presenti qui, ad essere presenti qui per rappresentare in questo modo l'amicizia di Portacomaro con Piana Crixia. Il comune di Portacomaro sta pensando, ormai siamo già quasi nella fase conclusiva, ad un gemellaggio con un paese argentino, Zenon Pereira, un paese di 1800 abitanti, un paese della provincia di Santa Fe, dove ci sono molti emigrati. Quindi con questo paese abbiamo già dei contatti, avremo a breve dei documenti che testimoniano i rapporti tra gli emigranti e la propria casa, le proprie origini. Sicuramente una delle cose che abbiamo scoperto, stiamo scoprendo tutti i giorni, è proprio questa volontà di andare a riscoprire le origini e quindi tutto il mondo degli emigrati, tutto il mondo di chi, partendo da Portacomaro, partendo dall'Italia, ha dovuto cercare fortuna all'estero, ma è rimasta col cuore in Italia.